edizioni Macerata 2020 la rosa dei candidati è ancora ben lontana dall'essere definita. Dopo 3 settimane dall'ultima volta siamo tornati al mercato tra la gente per sentire chi vorrebbero i maceratesi come candidato sindaco. Più passa il tempo e meno le idee si fanno chiare e fioccano le autocandidature. Io vorrei fare sindaco a Macerata. Che farebbe? Io farei tutto il programma, devo farci, facciamo notte. No, vabbè, gli interventi più importanti. Farei delle isole pedonali rigide, dove non ci può passare nessuno per nessun motivo, che i maceratesi non apprezzano, ma io invece, siccome ho visto in altre città, che funzionano. Un ritratto di questo sindaco ideale? Giovane. Uomo o donna? Donna. Poi altro? Basta. Neanche competente. Vuole anche le misure 90-60-90? Non ho idea, assolutamente. Non le viene in mente proprio nessuno? Nessuno, non ci sono nomi, mi sembra, attualmente. Ma qualcuno che piace a lei, che dice proprio questo, no, sarebbe... No, non seguo molto la politica, quindi mi dispiace. Non di sinistra, questo sia ben chiaro. Non di sinistra. Ovunque. Qualsiasi persona non di sinistra. Come sindaco di Macerata? Carancini. Carancini, ma io non so. Però non lo può fare, non lo può fare. E allora Ricotta mi pare una persona seria, brava. Ricotta. Quindi confermiamo la linea. Io confermiamo la linea, che vogliamo fare? Non ci manca niente. Non ci manca niente. Per me una buona amministrazione, ottima. Confermo. Cioè, si confermo. Non Carancini. È un altro nome? Chi potrebbe essere? Non ne ho idea. Sono un caro amico di Carancini, però non mi è piaciuto. E quindi non lo so. Un uomo, una donna, che età? Ma una donna potrebbe essere un'idea, perché anche quella marrone è carina. Non me ne ricordo tante a Macerata, tranne una. E quindi una donna secondo me potrebbe essere un'idea, però non ne ho idea. Ah, je pense que Macerata è una città magnifica. Una persona brava, onesta. Un uomo quindi? No, anche una donna, perché no? Ha un nome? No, un nome no. Basta che sia buono. Ma allora non conosce nessuno però che lo potrebbe fare? Personalmente no. Vabbè, fuori dalla politica mi potrei presentare io. Sarebbe un buon sindaco lei? Sì, no, sarei troppo buono. Che farebbe, perché, come sindaco? Tutto. Aiuterei le persone deboli. No, uno di centrodestra. Un nome? No. Blasi. Nessun sindaco. Come facciamo? Autogoverno? Governiamo da soli. No, non mi posso pronunciare poi. No. C'è un'attività qua dentro, non è che posso fare tanto. Signora, chi farebbe come sindaco a Macerata? Non mi pronuncio. Sono troppo arrabbiato. Non lo so. Non lo so, perché avevo delle idee l'altra volta, però adesso è cambiato tutto, non lo so. When I was a soldier, auguri. I remember when I was a soldier, I remember when I was a soldier. Chi vorrebbe come sindaco di Macerata? Sindaco di Macerata è amico mio, mi conosci, lui è bravissimo. Però non lo può rifare. Prende per legge. Per legge non lo può fare più. Allora va bene. Il prossimo chi mettiamo? Non mi conosci nessuno, mettiamo, però conosci poco gente qui. Ogni Natale, come così, io fai Babbo Natale, vestiti, vai in giro, chiedi qualcosa che ti fai gioia, che canta. Ma sicuramente non ho un'idea di un nome preciso. A me piaceva molto Pistarelli quando l'avevo votato l'altra volta, però purtroppo non è stato, però lo stimo molto come persona, come amico. Uomo o una donna? È indifferente. Sì, è indifferente, non cambia niente. Competente e onesta, questo. Competente non per forza politico, vabbè, qualcuno che ci abbia voglia, grinta, che sia competente e onesto. Giovane, vecchio. Non cambia niente. Giovane c'ha la forza, il vecchio c'ha la voglia, il vecchio invece c'ha l'esperienza.